Noi vogliamo questa vittoria! Noi vogliamo questa vittoria! 11, 11, 11 leoni! Noi vogliamo 11 leoni! 11, 11, 11 leoni! Vogliamo 11 leoni! Dopo la partita siamo in live, ragazzi! Ciao a tutti! Guardatevi il video! Eccoci qua ragazzi, buongiorno e bentornati a Spasso col Tringa nella macchina infernale. Il Tringa è sempre presente, iscrizione, campanellina, pollice su per il Tringa, doppio pollice per il diavolo. Primo commento, team Maglie Calcio, descrizione video, Matteo chiaramente, il milanista qualunque, iscrivetevi da Matteo e tutti i miei social. Stasera, subito dopo la partita, sarà la live. Sarà una bella live post partita. Allora ragazzi, partita col Tottenham, è il giorno del football e stasera come non mai carichi, 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 energia positiva ai ragazzi. Mi raccomando, tutti uniti. Chi sarà San Siro? Chi sarà seduto a casa a guardarsi la partita? Ragazzi, l'obiettivo è uno solo: portare a casa questa vittoria. È una partita fondamentale, ragazzi, perché è la partita delle partite in questo momento. Poi chiaramente andando avanti le partite diventeranno ancora più importanti, ma oggi questa è la partita delle partite. Che Milan vedremo? Che Milan vogliamo vedere? Intanto siamo in Champions League e le vittorie in Champions League passano dal gioco. E quello che voglio vedere stasera è una squadra carica, una squadra che fa del gioco del calcio il suo obiettivo principale, perché solo giocando a calcio si può portare a casa questa vittoria. La formazione dovrebbe essere un 3-4-3 con Cho, Kalulu, Tomori davanti a Tatarusanu. Centrocampo con Calabria a destra, sinistra Theo Hernandez, Tonali, Krunic, i due centrali di centrocampo. Lì davanti Leao e Brahim Diaz a supporto di Oliviero Bomber Vero. Ragazzi, veramente questa partita qua è un crocevia importantissimo per la nostra squadra, perché io sono convinto che portando a casa questa partita la stagione del Milan avrà un senso per tutti quanti. Tutti riusciremo a capire finalmente quello che sarà questa stagione del Milan, perché tante critiche, sono successe tante cose nell'ultimo periodo e i tifosi che criticano ne hanno tutto il sacrosanto diritto. Però ragazzi, stasera lasciamo da parte tutti questi discorsi, perché la gara è fondamentale. Ragazzi, torniamo nel nostro ambiente, quello di noi tifosi, perché attenzione, ve lo ripeto sempre quando mi dite la Champions è il DNA del Milan. La Champions League in questo momento è il DNA di noi tifosi del Milan, è casa nostra, la squadra sta riformando, ha bisogno di crescere e queste partite sono quelle che più di tutte ti fanno diventare maturo, che ti fanno diventare squadra. E stasera abbiamo bisogno di tutti, ma soprattutto abbiamo bisogno che il nostro Milan torni ad essere una squadra. Un giocatore, chi giocare l'uno per l'altro, fare la corsa in più per il proprio compagno, questo sarà fondamentale stasera. Poi abbiamo anche le nostre armi a favore, abbiamo Rafa Leao, abbiamo tanti tanti giocatori che possono risolvere la partita. Sarà una gara
da molto grintosa. Sarà una gara in cui anche il Tottenham scenderà in campo per vincere la partita. Conosciamo tutti Antonio Conte non dà niente per scontato, sono due allenatori che si conoscono. Anche loro arrivano, hanno vinto la partita col City, però poi hanno perso 4-1 con Leicester, quindi anche il Tottenham arriva da un momento molto altalenante. Hanno qualche defezione, soprattutto a centrocampo, però lì davanti ci sono tre giocatori, Son, Kane e Kulusevski, dovrebbe giocare lui, non Richarlison, che possono far male. Quindi i nostri tre centrali dovranno stare attentissimi. Tatarusanu dovrà essere il portiere più forte del mondo per tutti. Tatarusanu stasera deve essere concentratissimo, non deve fare minchiate, deve fare quello che ha fatto col Toro, deve credere in se stesso. Stasera tutti tifiamo per Tatarusanu, perché stasera Tatarusanu sarà importantissimo. I tre difensori dovranno stare attentissimi nelle marcature, ma tutta la squadra dovrà spendersi per dare un aiuto in difesa. Probabilmente loro partiranno forte, ma noi dobbiamo sfruttare assolutamente l'ambiente San Siro. Ragazzi, sappiamo che il gol in trasferta non vale più doppio, quindi giocare in casa e in trasferta a livello di punteggio cambia poco, però noi abbiamo la fortuna di giocare l'andata a casa nostra, nel nostro stadio, e stasera ci saranno 75.000 persone che spingeranno i nostri ragazzi verso la vittoria. Ragazzi, questa stagione ha poco altro da dirci, se non gli obiettivi sono presto detti: arrivare fra i primi quattro e fare una Champions League da Milan, che poi è quello che il tifoso del Milan vuole fin dall'inizio, la seconda stella, tutto quello che vogliamo. Ma ragazzi, quando si parla di Champions League, quando l'Europa chiama, il tifoso del Milan è per forza che deve essere attratto da questa grande competizione europea. Ragazzi, è il nostro ambiente, facciamo sentire la nostra voce, ripeto, mandiamo energia positiva ai ragazzi, lasciamo perdere tutto quello che è successo prima di questa partita, chiudiamoci a riccio, non facciamoci distrarre da niente. La partita col Torino è stata la partita in cui il Milan ha messo il primo tassello per tornare ad essere squadra e per tornare ad essere quello che eravamo. Questo cambio di modulo sicuramente dà un po' più di sicurezza dietro, però ripeto, in Champions League si vince giocando, e io spero che Stefano Pioli faccia giocare il Milan, spero che il Milan scenda in campo con la testa per vincere, spero che il Milan scenda in campo fin dal primo minuto con un unico obiettivo: far divertire i tifosi e portare a casa questa partita. Questo è il Milan. Il Milan fa divertire i suoi tifosi, e quando i tifosi si divertono spingono la squadra alla vittoria. Ripeto ragazzi, lasciamo perdere tutti i vari discorsi, siete contro questo, contro quello, contro quell'altro. Lasciate perdere, stasera la partita è fondamentale. Ci sono anche un paio di notizie da dare in questo video. Ragazzi, Cardinale a Milano, sicuramente si parlerà del rinnovo della dirigenza rossonera, e questo è un punto molto molto importante. Ragazzi, Paolo Maldini ha rinnovato per 2 anni, però io penso che Cardinale voglia aumentare il rinnovo del proprio dirigente. Quindi aspettiamoci notizie, non dico nell'immediato, ma in un prossimo futuro neanche tanto lontano. Bisogna muoversi con queste cose, perché la dirigenza deve avere la sicurezza per poi andare dagli altri a fare le proprie richieste, a fare le proprie valutazioni. La prossima stagione non possiamo sbagliare niente, sia sul mercato sia quello che saranno gli obiettivi. Non possiamo assolutamente più perdere tempo. Questa squadra ha bisogno di risultati, i tifosi vogliono risultati. Siamo il Milan,
non siamo una società, una squadra che può navigare in un limbo, un anno si vince, l'anno dopo si fa bene, quello dopo ancora non si sa. Il Milan deve partire tutte le stagioni con l'obiettivo di vincere, poi può andare bene o non può andare bene, ma l'obiettivo principale è quello, partire sempre, solo e soltanto per vincere, obiettivi importanti, non la Coppa Italia o la Supercoppa Europea. Gli obiettivi del Milan sono il campionato e la Champions League. Quelli che pensano alla Coppa Italia e alla Supercoppa Europea non sono tifosi del Milan. Non sono tifosi del Milan. Potete essere i tifosi dell'Atalanta, potete essere i tifosi dell'Inter, potete essere i tifosi di qualsiasi altra squadra, ma assolutamente non potete essere i tifosi del Milan. Ragazzi, io vedo che anche dagli altri succedono cose, però se ne parla davvero poco. Ieri sera in campo fra Sampdoria e Inter è successa una cosa abbastanza ridicola, un fenomeno come Barella, perché stiamo parlando di un giocatore alla Zidane, che dice a Lukaku, o si incazza con Lukaku perché non stoppa il pallone, cioè manco stesse parlando Zidane. Ragazzi, allucinante, allucinante. Io quello che vedo in alcune squadre è imbarazzante, però chissà perché si parla solo di invenzioni legate al Milan, perché poi di questo si tratta. Quando si parla di Milan, tre quarti delle cose sono inventate, mentre invece succedono cose imbarazzanti dagli altri, e si scrive giusto un articolino con la foto del momento in cui Barella insulta Lukaku perché stoppa male il pallone. Anche gli altri perdono punti. Il Napoli quest'anno è irraggiungibile, è inarrestabile. Quest'anno è l'anno di grazia del Napoli, ogni 20 anni, 30 anni, 40 anni può succedere, e probabilmente vinceranno il campionato e basta. Non ci disperiamo, perché quest'anno sarà il loro, ma gli altri anni saranno sicuramente i nostri. Voglio bene a tutti, sempre forza vecchio, cuore rosso nero. Ricordate, su questo canale si fa la vecchia maniera, noi siamo vecchio stampo. Ragazzi, carichi, carichi, carichi. Ciao a tutti.